perdone acqua e questa tempesta. Devo subito trovare un rifugio. Che fatica camminare, ma devo andare avanti. Dove posso trovare dell'acqua? Oh wow, questo cos'è? Sam? Sammy? Ehi, riesci a sentirmi? Svegliati! Suzy, sei tu? Sam, ma che sta accadendo? Su, ieri ho visto il film La Mummia e volevo trovare la tomba del faraone, ma ho fallito! Oh, Sammy, perché non me l'hai detto prima? Non c'era bisogno di fare tutto questo casino, ho la soluzione perfetta! Davvero? Vediamo! Sammy, questo è quello che avevo in mente. Questo è il nuovo gioco della Playmobil History. Qui abbiamo un sacco di geroglifici proprio come nelle vere piramidi egiziane. E questo è il dio Anubi. Secondo l'antica mitologia egizia, portava le anime dei morti negli inferi. E qui abbiamo una stanza segreta dove è nascosto il sarcofago. E ovviamente con la guardia che lo tiene d'occhio. E questo è il sarcofago stesso. È coperto da un bellissimo ornamento e troveremo una mummia dentro. In ogni piramide dovrebbero esserci molti tesori nascosti. Suppongo che qualcuno li ruberà. Quindi ragazzi, sono così entusiasta di aprirla. Cominciamo! Ragazzi, ci sono così tanti adesivi. Comincerò con questo. Sono abbastanza sicura che il nostro faraone vada qui. Attaccato! Ma che figo! Questo è pensato appositamente per... Oh, magia! Eccezionale! C'è anche un pulsante interessante, sembra che vada qui e... Wow, è una specie di magia! Woohoo! Che figo! Quindi adesso incolliamo l'immagine qui. E arriva la prima parete per la nostra tomba! E la seconda. Più un triangolo. Abbiamo anche dei muri di pietra. Uno, due, fatto! Ragazzi, è tempo di altri adesivi. Ta-dan, ta-dan, dan! Questo muro va qui. Inoltre questi cosi piccolini vanno... E uno, e due. Ragazzi, qui abbiamo una specie di scala. E qui posizioniamo lo scorpione. Wow, un pungiglione davvero pericoloso. Questa costruzione deve stare qui. E aggiungiamo anche un'altra partizione. Adesso cominciamo con il secondo piano. Questa parte va qui. E questa cosa... Oh, giusto, proviamo. Wow! Controlliamo che c'è dall'altra parte. E questa cosa blu va... Oh, ho sbagliato! Dall'altra parte. Questa la installiamo qui. E sì, finalmente possiamo mettere il secondo piano. Wow, che cosa fa questo pulsante? Dunque, questa è la nostra porta e ci mettiamo uno scarabeo. Tac, tac, tac. Ops, abbiamo dimenticato un'altra parte, ecco qui. E un altro muro è pronto! Vediamo che ci sarà dietro la porta! Boo! Paura? Ma certo! Suzy, perché ci sono così tanti insetti qui? Nella mitologia egizia lo scarabeo era considerato un insetto sacro collegato agli dèi ed è anche simbolo di resurrezione! Wow, Suzy, come fai a saperlo? Ragazzi, conoscete altri animali sacri che esistevano nell'antico Egitto? Se sì, allora commentate qui sotto! Vi darò un piccolo suggerimento. Uno di loro vive a casa nostra. È ora di aggiungere alcuni dettagli, come questo. Adesso ci sarà un po' di luce nella nostra tomba. C'è anche un'altra lampada, come questa. Ta-dam! Immagino che qui ci vivano anche dei geni. Uno, due, tre! Il dio del sole Ra ha sempre lasciato l'ingresso della tomba custodito. Qui avremo il nostro scarabeo. Incolliamolo! E aggiungiamo altri adesivi. Com'è interessante questo antico murale. Descrive la vita di un essere umano. Se una persona era brava andava nel regno degli dèi. Se era cattiva veniva mangiata da questo mostro. La nostra piramide brillerà come il sole. Che bella! Wow! Ragazzi, guardate quanto è bella adesso. Direi che sia ora di cominciare con l'interno. Forza, andiamo!
Ragazzi, cominceremo ad assemblare i pezzi più piccoli, la nostra mummia per prima. Susy! Che c'è adesso, Sammy? Dai un'occhiata al mio vestito, sembro una mummia! Ragazzi, date un pollice in su se vi piace il mio vestito! Oh, che tipo, Sam! E intanto abbiamo finito con il sarcofago, ma credo che manchi qualcosa. Aggiungiamo un po' più di colore ed eccoci qui! Inoltre una splendida collana. Ci sta bene! Ops, abbiamo dimenticato qualcosa! I dettagli finali! Tac, tac, fatto! Dobbiamo anche aggiungere del colore al piedistallo. Fatto è fatto, ta-dan! E ora il tocco finale! Adesso va meglio! Qui ci sono anche dei contenitori speciali per la mummificazione. Sono così belli! Qui ne abbiamo una raccolta completa. E questo è uno degli sfortunati ladri di tombe. Ha una collana d'oro e un paio di bracciali alla moda. Uno. E... due. Ma quanti tesori hai rubato! E questo è un altro vecchio abitante della tomba. E non è tutto! Questo personaggio è un guardiano che avrebbe dovuto proteggere la tomba dai ladri. Ha un paio di bracciali, vedi? Più una fascia in pelle. Uno scudo per proteggersi, così. E ovviamente una lancia per attaccare. Fatto! Il tuo faraone ti sta aspettando, signor guardiano. C'è un altro personaggio interessante nel gioco. Ha dei bei polsini e un fantastico taglio di capelli come il nostro vicino Roger. Immagino che avrà bisogno di alcune armi per difendersi dalle guardie. E immagino che abbia già trovato dei tesori! Oh ragazzi, abbiamo completamente dimenticato di dare al nostro faraone i simboli del potere! Una frusta e uno scettro! E il nostro piccolo faraone è pronto! Adesso dobbiamo portarlo nel punto designato! Ragazzi, ci resta soltanto un passaggio! Non ci resta che mettere tutto a posto! Iniziamo decorando il piano superiore! Ma che bello! Aggiungiamo un po' di luce e un po' più di fauna selvatica. Qui conserveremo il sarcofago. Inoltre non vogliamo che la nostra stanza sia troppo buia. Tac! Il teschio va qui e adesso spostiamo l'interruttore segreto in modo che nessuno possa accedere nella tomba. E non dimentichiamoci del tesoro! Il tesoro è in realtà l'ultima stanza a cui pensare. Ci sono così tante cose carine da conservare e sono tutte cose costose. Il nostro faraone li custodirà giorno e notte. Ci sono anche un paio di stanze segrete, come questa qui. Il guardiano custodirà la tomba. L'unica cosa rimasta è coprire la tomba con questa enorme cupola. Scoprirai la fine di questa storia quando avremo 4 milioni di iscritti. Quindi dateci un pollice in su, iscrivetevi al nostro canale e a presto! Ciao ciao!